Io mi chiamo Patriarca Maria Assunta. Allora, vivo a Via Volmetto, alla Dispoli, Via Volmetto, numero 15. Sono nata 75-1928, sono vecchia. Cambia. Ohia, dal 45 che sto qua. Dunque, sono successe parecchie cose. Prima non c'era niente, adesso invece è diventato tutto bello. Siamo stati abitati a Monteroni tanto tempo, i figli che sono nati tutti a Limonterone, al castello di Monterone, tutti e due, una l'ho persa, logicamente lo sapete. E noi abbiamo, prima c'avevamo un campo di carciofi, tanti, e poi mano a mano le forze cominciano a diminuire. Abbiamo lavorato tanto, la costruzione questa l'abbiamo fatta da soli, con le braccia nostre. Perché quella volta era così. Oggi ci stanno tanti mezzi per lavorare, quella volta non c'era niente. Comunque si stava bene lo stesso. Pure noi facevamo la sagra, lo stento. Sì, perché era bello, per carità. Poi, mano a mano, come gli ripeto, le forze sono cominciate a diminuire. dalla prima fino ad adesso, adesso non ci sono nata più, però diciamo. Fino adesso. Certo, non era come adesso, ma le cose sono cambiate. Sì. I carri facevano tutte queste cose belle, però quelle che mi ricordo io. Scultura dei carciofi, si facevano le piramidi, si facevano. Cioè, non legati tanti, 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 tanti. Lasciamo perdere. Beh, ognuno t'apriva l'idea da fare facevamo lo stento. E poi chi faceva una barca, chi faceva che te posso dire? Cioè, si faceva sfida, chi faceva più bello? Essere per terra, 10 carciofi. Facevo un bel mazzo. Un giorno me ne sono legati 800 là dentro. Preparavano sto scheletro, come gli devo dire? E poi ci mettevano i carciofi piano piano e veniva fuori, non so, una barca, come io posso dire, secondo quello che avevano destinato a fare. Mio marito Giovanni Cicillini ha fatto la controfigura al film della Grande Guerra. Poi hanno girato un pezzo a Palitoro e lui faceva il morto sopra al muro, al carretto. E faceva il morto là sopra. Prendeva 5.000 lire al giorno. Poi io avevo la bambina di 2 anni che dormiva sul letto. Sono venuti e mi hanno detto: dobbiamo applicare una pioggia che quando esce Alberto Sordi con Vittorio Casma dalla porta centrale degli Monteroni, deve prendere sta pioggia addosso. Allora io ho detto, io ho la bambina che dorme, come faccio? Signora, noi non la disturbiamo, la bambina. Hanno attaccato questi tubi, mano a mano, e poi hanno aperto l'acqua, hanno fatto piovere per quando uscivano questi. E 2 ore mi hanno dato 5.000 lire. Allora Alberto Sordo è venuto a chiedere se poteva avere qualche cosa per mangiare. E abbiamo fatto un panino col prosciutto, 250 lire quella volta. Ma che siete matti? 250 lire, dice, sono troppe. Vabbè, ma oh, hai voluto il prosciutto? lo so, troppo. Gli sembrava troppo pure a lui. C'avevamo la terra dell'Ente Marimma giù a Sanguinara, e però da Limonterone venivamo a lavorare la terra qua giù a Pieti. Però stavamo a abitare l'impotore perché casa non ce l'avevamo. Poi l'ente Maremma ci ha fatta la casa e siamo venuti a abitare qua giù. Perché prima non c'era niente. Una decina di famiglie stavamo, o di più, tanti, senza acqua, senza bagni, senza niente. Avremmo tribolato per carità. Comunque tutto è passato. Ognuno aveva la terra, noi ce l'avevamo qua giù, un altro per esempio ce l'aveva in un'altra parte, di Monteroni. La mattina si partiva a piedi e si andava in campagna.
c'avevamo i carciofi, piantavamo i pomodori, tutto. A casa si ritornava la sera, dalla mattina fino alla sera. Si mangiava un pezzo di pane in campagna. E i carciofi, dunque, mo proprio come faccio a dire? Ma avevamo piantati verso, siamo venuti nel 45. Dopo siamo venuti a abitare qui nel 63 e poi abbiamo cominciato a piantare i carciofi. Carciofi c'era Romanesco e no, Castellammare. Mio figlio è nato alla torretta degli Monteroni, quella verso la strada. Eppure la femmina, tutte e due. Quella volta senza luce, senza niente. C'era niente di Monteroni, c'era niente.